adesso la parola di chiusura del nostro seminario al sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura. Grazie Presidente, e devo dire che per due ottimi motivi sarò veramente drammaticamente breve. Il primo perché sono l'ultimo ostacolo tra noi tutti e un ottimo lunch italiano. E secondo perché devo dire che lei, dottor Bonvicini, ha fatto un ottimo sommario. Di conseguenza ci identifichiamo perfettamente in quello che ha detto. Quindi sarò leggermente formale, come normale sia, e dire due commenti invece più informali. Da un punto di vista formale vorrei dire che sono felice che oggi possiamo concludere una mattinata che è stata iniziata autorevolmente tramite l'apertura ottima e la sua presenza, Ministro Balloi, veramente, e la presenza del nostro Ministro Terzi. Secondo perché vorrei ringraziare gli ospiti mozambicani, tutti, perché siete nostri ospiti e siete nostri amici, perché ci avete dato l'occasione di rivedere assieme quello che, di cui voi siete fieri e noi con voi fieri di quello che è avvenuto. E ce lo ricordate tutti i giorni perché abbiamo sempre notizie di progresso e di esempio che viene dal vostro paese. Vorrei ringraziare il vostro istituto, il nostro Istituto Affari Internazionali, per darci l'opportunità di queste opportunità di brainstorming. E devo dire, ringraziare francamente, molto calorosamente, e non credo di esagerare, la comunità di Sant'Egidio, perché i nostri amici mozambicani anche ieri me lo ricordavano, è bello che non dimenticano chi in quell'epoca veramente si è adoperato e francamente continua ad adoperarsi in giro per il mondo perché l'esempio di quello avvenuto, mutatis mutandis in Mozambico, possa in qualche maniera continuare ad essere applicato altrove. Sono stato spesso recentemente in Africa e devo dire ho constatato dovunque una forte speranza per il futuro, una incredibile dinamismo, a volte ce ne dimentichiamo, presi dai nostri problemi europei oppure da quello che ci chiama in qualche maniera la realtà della cronaca internazionale. Ma c'è questo dinamismo e il Mozambico ne è un esempio lampante. Lezioni apprese, le abbiamo ascoltate, le condividiamo. In grosse linee, promuovere, facilitare il dialogo ed è quello che il team in cui c'era Sant'Egidio e c'erano i nostri colleghi dalle varie parti, l'avete sentito, hanno aiutato, ma di fatto il dialogo era tra di loro. Secondo è che è vero che non c'è pace senza giustizia. Onorevole Mantica, ha qualcosa da aggiungere? Ah no, pensavo sull'aspetto pace e giustizia, perché so che è un punto delicato, ma stavo per qualificarlo. Pace e non c'è pace senza giustizia, ma è anche vero che stiamo apprendendo sempre di più che i tempi e le modulazioni sono cruciali. Mentre invece non c'è pace senza sviluppo, questo possiamo dirlo dal primo inizio. Mentre è facile making peace, o a volte lo diventa, o ci appare una volta che l'abbiamo ottenuto, è molto più difficile keeping peace. Ed è lì dove il challenge che il Mozambico ci ha dimostrato è un esempio particolare. Non dimentichiamo, stiamo parlando di speranza e di volontà di futuro in Africa, però abbiamo delle crisi, hanno delle crisi che poi diventano anche nostre. Great Lakes, ero adesso in Uganda per un summit, chiaramente c'è bisogno di un lavoro più attento, perché la crisi dei grandi laghi, chiamiamola così, è ancora attuale e pericolosa. Somalia, ci sono luci, un nuovo presidente, c'è una speranza che questa nuova presidenza ci porti ad andare avanti in termini concreti, ma vanno seguiti, come certamente il nostro amico Raffaele, che viene sempre ricordato del resto come l'uomo che ha contribuito enormemente. Per quello che riguarda il Sud Sudan, 8 accordi sono un gran successo, ma manca uno, quello di Abyei, e quindi vanno seguiti. E poi, ultimo, ma forse il più delicato, è il Sahel, di cui ringrazio l'ambasciatore Leroy, l'amico ambasciatore Leroy, per aver ricordato quanto fieri siamo che l'Italia possa contribuire con una persona come il professor Prodi
a quello che è un challenge di quello che speriamo non sia, ma che a volte viene definito un potenziale ed Afghanistan di un'altra regione. Alla fine rimane African Ownership ed è questo il vero cambiamento che abbiamo appreso e che ci siamo di fatto convinti. Sono loro che debbono guidare con l'OIOA, con tutte le altre strutture, ma noi dobbiamo support the African Ownership. Ed è per questo che condivido, e dato che siamo azionisti dell'Europa, e attivi azionisti, e in questo campo, ed nonostante la nostra crisi economica, contribuiamo finanziariamente euro per euro, e in questa maniera abbiamo anche una voce, vorrei ricordare a noi quello che viene detto a noi tutti quando parliamo dell'ONU, che rimane per noi un punto fondamentale, l'abbiamo dimostrato, l'Europa è il risultato della volontà dei paesi europei e quindi l'Italia farà la sua parte, ma l'Europa deve contare di più in Africa per supportare quello che abbiamo sentito, una serie di crisi ma anche una serie di successi. Grazie, obrigado. Grazie al sottosegretario Denis.